Partiamo con le cose di oggi straveloci. Oggi è sabato, agosto 27, 2011. Sono venuto qui a sto mercato di St. Augustine, che c'è questo qua che dobbiamo farci il sito. Ah, come idea un po' una stronzata, invece. Ma invece fa uno stracasino di soldi. C'è proprio uno stracasino. Uscire. Praticamente vende olive e sottaceti, finito. Ma sono magicissime, c'è tutti i gusti. Ovviamente un italiano dice, sì, sicuramente venderà tutte le olive italiane che sono le migliori al mondo. Ma è che roba genuina, greca. Poi è arrivato e mi ha detto, oh, senti queste olive, sono greche. E io ho sentito, oh, come sono greche? Ah, praticamente no, ha anche delle olive italiane di... Oh, mi sfugge sempre il nome. San Vetrana, le famose olive di San Vetrana. Poi ce ne ha un sacco di modelli greche con il peperoncino dentro, col formaggio dentro. Poi ce le ha israeliane, lebanesi, insomma, no? E cioè, c'è proprio la fila. Una figlia, ma non smette mai di incassare soldi, sempre lì. Vabbè che un corbino piccolo costa 4 dollari, però la gente di solito prende quello da 8. Cioè, ma la fila, io sono arrivato lì tipo alle 10:45, non c'è un minuto che non c'era la coda. Infatti volevo fare anche due foto del caso, siccome dovevo fargli il sito web. Infatti per lui spendere 2000 dollari per il logo, altri 2-3 mila per il sito web. Infatti Mary Fisher l'aveva già categorizzato che non era un cliente possibile, e invece no, ha accettato, che fa un sacco di soldi e basta. Perché poi dico, forse che so, c'è una cosa abbastanza, un piatto completo. No, olive, solo olive. Perché poi lui le impacchetta sotto vuoto, dentro dei pacchetti, quelli classici di plastica, e le spedisce e c'ha le ordinazioni tutti i giorni. Allora vuole un sito e-commerce per questa cosa qua. Comunque potete vedere nel video, ho messo il video che si vede un po', tutto qua. In Italia l'avrebbero già fatto chiudere, arriva la finanza, no, arrivano quelli lì dei NAS, nucleo antisofisticazione, sì, quei barili lì non sono norma, entrano le mosche. Poi, allora, quelle olive lì lui dice che vanno a temperatura ambiente, quindi non è che c'è problema che vanno a male perché c'è il caldo, fanno caldo, tutto sudato. Però poi ogni persona può prendere uno stuzzicadente e mangiarne un po', quindi dice i germi, chiuso, arrestato. Vabbè, è tutto qua. Poi tutte le idee che avevo, foto del caso, Leon, ho fatto un cavolo. Il giorno da andare, e questo me lo ricorderò per la prossima volta, il giorno per andare a fare le foto al mare è il giorno che arriva l'uragano, cioè il giorno tipo ieri. Ieri era il giorno che c'erano le onde giganti. Oggi è tutte sminchioate, leggere, allora non ci va. Cioè l'idea era, vabbè, io andare ieri, ho detto vaffanculo, vado domani mattina. L'idea poi era di andare stamattina tipo al tramonto, no, all'alba. Poi dopo vaffanculo, ho detto non ce l'ho.
E allora vaffanculo, aspetteremo il prossimo uragano, che sicuramente ci sarà, perché a ogni stagione gli Stati Uniti, cioè insomma nel continente Stati Uniti così in generale, una, che so, ce ne sono un casino di sti uragani, e la stagione di uragani arriva fino a ottobre, quindi mi ricordo che spessissimo poi fa vedere. Allora qua c'è Johnny che arriva, poi intanto qua possiamo vedere un'altra depressione, poi qui indietro, cioè a volte sono nell'Oceano Atlantico tre in fila, quindi un altro che arriva c'è sicuro. Lo farò quella volta lì, ma sinceramente c'avevo voglia di andare a fare uno spuntino. Allora sono arrivato lì, mi sono sparato un pacco di olive, ne ho comprato $3, che costerebbe $4,75, però il mio era meno di mezza libra, che ho calcolato male. Ecco, qui potete vedere St. Augustine. Questo è il Castillo de Marco National Monument, praticamente un castello spagnolo, perché St. Augustine è stata una delle prime città dei colonizzatori spagnoli, e infatti se venite qua potete andare a visitare la prima scuola degli Stati Uniti, che è lì dietro, che è uno schifo, cioè non ci arriva neanche l'ascensore, che due palle, è lì in quella stradina lì. Poi sta città è abbastanza famosa, caratteristica per tutte le cose dei pirati, nave pirate, ci sono un sacco di pub in stile pirata, perché c'erano i pirati una volta, no? Spagnoli. Dov'è la scuola? No, forse è là dietro, non lo so. Poi c'è qualche attrazione, qui c'è Believe It or Not, che è abbastanza famoso, c'è in molti, molte città, è una specie di museo del Guinness primati con cose strane. Sono andato, molto bello, ovviamente costerà come minimo $20-30 per entrare. Guarda qua gli scooter, Poi c'è la prigione antica, anche lì c'è la fontana della gioventù, non sono mai andato a questi due qua. Comunque come città è abbastanza antica, è del 1600, anzi 1700, non lo so. Poi, basta, avete visto troppo, che dopo volete venire e non potete, non avete le ferie. Poi qui c'è la famosissima scuola dei deficienti, no, dei deaf, che sarebbero i muti sordi, cioè sarebbero i sordi, però è la scuola per i muti e i sordi, dove anche Ray Charles ha studiato, che veniva qui a Gesù. Perché Ray Charles è stato, non so, è abitato anche a Jacksonville, però poi veniva qui, cioè prendeva la macchina, veniva qua a scuola. Però secondo me mi pare che è nato a Memphis, da quelle parti là, non so, in Mississippi, da quelle parti là in Tennessee. Poi allora, cosa si potrebbe fare? Potrebbe andare a casa, spararsi proprio un piso, ma proprio schiacciarlo un pisolino, Perché ieri sera sono stato a guardare un sacco di film, tra l'altro ieri sera ho visto un film che a vederlo ho detto che è un po' divertente, però bisogna, insomma, è un po' di... Allora, è un po', prima la critica, lei il commento. È un po' divertente, simpatico, però a un certo momento dici, ma che cacata, non succederebbe mai in realtà. È invece una storia vera, ed è il film I Love You, Morris. È la storia di... che c'è? Allora, gli interpreti sono Jim Carrey e poi un altro biondo. È la storia di questo qui, che praticamente era gay, no? Allora, inizialmente era sposato con una donna. Poi ha avuto un incidente in macchina, allora ha deciso di cambiare vita e a rivelare al mondo che era gay, no? Allora si mette con questo qua,
Poi dopo, siccome piaceva anche la bella vita, allora inizio a fare le truffe, no? Che è una parola che una volta non capivo, e come si dice truffatore in inglese? Si dice con man, cioè C-O-N vuol dire truffa, fare le truffe, no? Con man vuol dire un truffatore, no? Lui faceva le truffe all'assicurazione, praticamente faceva finta di farsi male, di dare i soldi, così, no? Allora poi lo prende, tra l'altro lui all'inizio faceva il poliziotto. Allora lo prende, lo mette in prigione, e in prigione conosce questo qua biondo, storia d'amore fantastica. Tra l'altro nel film usano anche parole abbastanza esplicite, e scene molto esplicite. Baci di qua, infatti non so come al cinema quelle scene lì le hanno fatte vedere, secondo me le hanno tagliate. Comunque dopo esce, però lui poi si finge avvocato, fa scarcerare l'altro, fa delle azioni legali che non era niente, io non lo so, non fanno controlli, niente, boh. Poi dopo ritornano tutti in libertà, si fa assumere come CFO, sarebbe Chief Financial Office, mi sa. Ma io vado bene dritto. In una grande compagnia, e inizia a fare anche lì truffe, però praticamente pigliava dei soldi, li metteva in un conto, insomma aveva rubato tipo 900.000 dollari, no? Allora c'aveva belle macchine e tutto, no? Tra l'altro anche questa parola qui, rubare soldi da una compagnia in cui lavori, si chiama embezzlement, che è una parola un po' difficile, che non l'avevo mai capita neanche io, però ieri sera, siccome hanno detto l'embezzlement, allora vuol dire rubare la compagnia quando sei dentro una compagnia. Allora lo ripigliano, lo rimettono in prigione, poi scappa 4 volte, e questa è la storia vera, ma scappa in delle maniere impossibili. Allora, la prima volta si finge un malato di AIDS, no? Allora, però 10 mesi non mangia niente, poi vomita, cioè apposta, poi le medicine che gli davano le tenevano tutte lì, nascoste, no? Poi pagando uno è riuscito a mettere un certificato che c'aveva l'AIDS, perché lui non gli hanno fatto mai un test vero del sangue. Lui ha fatto questa cosa qui di mettere un documento falso nel posto giusto, e là, poi dopo 10 mesi che era magrissimo così, lo mettono, lo portano in una clinica privata. Poi non sono capito, lui telefona, fa finta di essere un dottore che deve fare una ricerca, ma alla fine è libero, non lo so, praticamente sì, gli hanno dato la libertà, per ormai era terminale, anche perché con tutte le pastiglie che si era preso, un bel giorno le piglia tutte e va in coma, no? Cioè lì era, l'ha fatto apposta andare in coma, allora dopo lo lasciano libero. Poi dopo, non lo so, lo ripigliano, lo rimettono in prigione. Poi dalla prigione chiama la centrale della polizia, dice bisogna scarcerarlo, è a posto, le accuse sono cadute, e lo libera. Poi un'altra volta riesce a prendere dei vestiti normali e riesce a uscire di nuovo di prigione, proprio passando davanti, ovviamente lì nel film un po' avranno esagerato, però questo qui infatti nella vita reale veniva chiamato l'Udini delle prigioni. È uscito a scappare in ben 4. Poi alla fine il Texas si è stufato e gli ha dato l'ergastolo per il reato di embezzlement, che non è un reato gravissimo, però proprio perché era così che scappava sempre, allora alla fine gli ho detto basta, adesso ti mettiamo qui e stai, è a posto, ed è ancora in prigione. Invece l'altro è uscito. Allora, appena mi sono visto il film, ho detto ma che cacata io, cioè poi del tipo, vabbè, quelli sicuramente anche nel film l'ha fatto apposta, no? La polizia che, cioè si vede sempre la polizia quando ti butta per terra, ti viene le mani dietro la schiena, invece lui lo mettevano gentilmente nella macchina, le manette davanti.
non so, si vede che una volta le, perché ovviamente questo film sarà degli anni 70-80, cioè la storia, magari all'inizio mettevano il manette davanti, no? Perché poi mentre l'avevano arrestato una volta si era iniettato della insulina, perché suo amico era diabetico, allora è andato all'ospedale ed era scappato subito. Comunque, ho visto sto film, è una stronzata, c'è cioè, una stronzata dopo l'altra. Poi alla fine ho fatto quei titoli che dicono, ah, l'altro è uscito nel 2006, questo è uscito nel 2006. Ho detto, ma vuoi vedere che la storia vera sta cacata? È una storia vera. Non ci posso credere. Mi son detto. E va, tutto qua. Ho guardato quel film. Adesso oggi penserò sul da farsi. Allora, dovrei oggi o domani mettere a posto un po' casa, che c'è un po' un pastrocchio, perché venerdì si parte per Las Vegas, devo anche preparare la valigia, che non c'ho voglia assolutamente. Poi ieri sera, incredibilmente, proprio io non so ieri sera cosa mi è successo, sono caduto dal letto, sono entrato nella chat di Facebook, poi ho creato una chat, prima l'ho provata su PayPal, no, PayPal Talk PayPal Talk, che mi ricordo una volta la usavo, però avevo il software che scarichi, però si vede che per Mac non c'è, allora è tutto tramite browser con flash, non mi piace, lento. Allora poi un po' di gente è venuta da Facebook, però poi mi sentivano malissimo, loro non riuscivano a parlare. Allora dopo coso andrei a Piscapello, ci ha fatto una chat su Tini Chat non è brutta, poi così tutta la gente poteva parlare, diacolare con il prossimo e vedersi in cam e basta, sì. Eventualmente la rifarò se chat, perché a me piace chattare con tanta persona. Cioè non mi piace fare il privato singolo a tu per tu, no? Se dopo mi stufo. Infatti una volta chattavo sempre su Yahoo e li ero sempre in pubblico, e infatti la gente si arrabbiava, perché a me mi sta sulle palle le chat che entri c'è musica, due palle, io interrompevo sempre la musica, parlavo solo io, poi anche gli altri, però la musica è proprio una stronzata, perché porca puzza, sei lì per chattare, no, la musica, poi forse musica bella, no, tutte musiche napoletane, perché andavo in italiani all'estero, allora lì sono tutti napoletani, no, e vedo tutte musiche napoletane, perché gli italiani all'estero sono tutti napoletani, tutti tranne me. Poi, ecco, c'è da dire, adesso che ci penso, allora, non sono tutti napoletani, però sono, la maggior parte degli immigrati all'estero sono del sud, no? Allora mi sono detto, ma se al sud si sta tanto bene, perché sono immigrati tutti dal sud? Allora, tanto quanto oggigiorno, però c'era lì Antonino Murino che diceva, una volta Napoli era lo splendore d'Italia, sì, però io non lo so, ma anche dal 1900 se ne andavano tutti via, forse te dici nel 1700 Napoli era bella, allora sì, che cioè io tutte le volte che incontro qualcuno dice sempre, sì, mio nonno era italiano, di dove? Dalla Sicilia, tutti. Cioè non ho mai incontrato uno che dice, mio nonno era italiano, di dove? Di Milano. Possibile. Non lo so io, questi sono i fatti. I fatti parlano. Poi stamattina ho visto la ultima foto di Steve Jobs, che secondo me ho i miei dubbi che sia proprio lui. Cioè la faccia è la sua, però il corpo mi sembra un po' strano, anche perché ha un vestito strano, una specie di gonna nera,
Cioè, che cavolo di vestito si è messo? Io non lo so. Però comunque se lui è messo male, cioè è proprio terminale tipo AIDS. Tipo malato terminale AIDS. Magrissimo, ma la faccia ok, la conosciamo, ma anche il corpo. Tipo quasi quelli lì africani, no? Gli africani etiopici. Però mi puzza un po' sto cavolo di vestito. Cioè una specie di maglione nero sopra. E sotto c'è la gonna, oppure un maglione lunghissimo che arriva fino alle ginocchia. Ma. Poi Steve Jobs mi pare abbastanza alto. C'è questo qua che lo regge. Allora, anche meno che siano alti tutti e due uguali. Comunque la foto abbastanza incredibile, ma non mi ha convinto al pomodoro, come si suol dire. Quindi non esprimo giudizi a riguardo. Ci vorrebbe, allora, innanzitutto andare a mangiare, ma non è proprio fame, più che altro è sete, c'è proprio voglia di un mega beverone di tè freddo. Guarda qua, mi fermo qua a quiz, no? E frego tutti. Non so, perché vado a casa, non c'ho niente. Vado a casa, non c'ho Quiznos. Ah, io faccio così, vado qui a Quizno. E prendo un cosone gelatissimo. Poi vado a casa e mi schiaccio un paesolino. E poi forse vado a sto photoshoot che praticamente. Il club dei fotografi fanno uno photoshoot al cimitero, che lì è un cimitero vecchio della guerra, Civil War, così, che sono andato una volta a fare il tour, però loro praticamente fanno sto photoshoot, non lo so, mi sembra un po' strano. Comunque ci saranno delle modelle in stile gotico, non so, si sdraiano sulle tombe, non lo so. Non sono un po' indeciso, perché a me fotografare modelle non è che piace tanto, eh. Due palle. Tanto quanto era un orso, un grizzly. Non le modelle. Poi c'è un sacco di gente. Corpo di mille balene. Ho dimenticato l'iPad al lavoro. Gli ho detto: Mary Fisher, portamelo, perché c'è anche Mary Fisher lì. Portami l'iPad. Sì, sì, ce l'ho in macchina. Dimenticato. Perché l'iPad, tanto quando ce l'hai, magari non lo usi, ma quando non ce l'hai, ti manca. È come un ciuscaccio. Quando ce l'hai, ti stufi anche, però quando non ce l'hai, ti manca. Infatti ieri mi mancava, una partita poker, l'ho dovuta giocare sull'iPhone, piccolo! Poi dovevo guardare delle riviste che mi erano arrivate e non ce l'avevo. Proprio tristezza mi era venuto. Dov'è il mio iPad? iPad, torna! Torna a casa, iPad! Una partita Angry Bird. Corpo
1000. Alla fine ho preso lì alle olive, ho preso due barattoli. Uno era olive miste, che c'erano quelle greche verdi, e poi c'erano dei pomodori secchi dentro, e quelli li ho mangiati lì subito sul momento. Ovviamente mi sono sbrodolato tutta la maglietta, potete notare, no? Poi ne ho preso un altro per andare via, me l'ha pagato Mary Fish. Sono delle olive con dentro dei peperoncini piccantissimi, non a livello dei jalapenos, che sono quei peperoncini, non so se in Italia c'è, però praticamente nel mega c'è un barattolo alto così, giallo, e dentro ci sono tutti questi peperoncini che sono piccoli, gialli, che te puoi, cioè che teoricamente non è che mangi il peperoncino, versi solo il liquido ed è potentissimo, e sono quelli lì, però non sono tanto potenti, non so. Comunque ci guarderò. Il logo, logo potrebbe essere, logo ci deve essere. Perché questo qui il logo ha detto, ah, io pensavo, non so, una figura umana a forma di cetriolo e poi due o tre olive a forma di bambino ai lati. E viene un bellissimo logo. Pensavo due olive ai lati e un cetriolo in mezzo. Così, no? No, ha veramente detto, pensavo alla famiglia, magari i due bambini sono a forma di cetriolo, poi la mamma è un'oliva, è un logo di merda. E mia figlia le ha detto, sì, diciamo che è un logo di merda. Allora io penserò, come feeling direi qualcosa natura, terra, così, abbastanza roba naturale. Un po', come si può dire, non so, mediterraneo, no? Tipo, che so, se fosse una dell'uva, ovviamente c'è il grappolo d'uva, così, colori un po' da terra, marroni, quelli lì. Oh, pensavo, metterò, cioè, c'ha diversi colori di oliva, quindi magari posso fare delle olive un po' tutti i colori. Però secondo me verrà un logo così, tipo Olive Garden, che è un ristorante italiano, catena, un ristorante italiano, ma diciamo americano-italiano, che in italiano c'è solo i nomi dei piatti, basta, poi farò loro, ci penserò. Il logo, poi per l'e-commerce ci penserò anche lì. Sarei tentato di usare OpenCart, che OpenCart non è male, però non l'ho mai usato, non vorrei finire in un vortice turbinoso, vorticoso, un vortice turbinoso, no, a me la parola mi sfugge. Turbiginoso. Turginoso. No. Vorticoso. Poi devo fare foto, volendo potrei, se mi viene voglia, c'ho quel gigantissima cavalletta che ho trovato fuori, che l'ho portata a casa in una busta di plastica, poi dopo un po' c'era uscito fuori il sangue, poi non avevo voglia di fare le foto, allora l'ho messa nel freezer. Nel freezer mio c'è una cavalletta sanguinolenta criogenizzata, che oggi tenterò la pratica della criorigenerazione e la riporterò in vita. Non lo so, penso di fare due foto del caso,
Oggi non so come mai, sono stanco. Probabilmente perché sera sono andato a dormire tardi. Prima ho fatto quella chat fino alle 11, poi ho guardato un Dateline che c'era un omicidio molto bello. Poi ho guardato Mythbuster. Poi devo fare un sacco di video, cioè un casino di video arretrati da mettere a posto. Domani però mare, mare e surfing di tutto. Toccherà andare a fare un unboxing adesso, porca puzzola. Un unboxing a Quizno. Vediamo la radio cosa dicono. Questa era Radio Vaticana. Thank you.
a me piace il suono dell'organo quando è così, non quando fa beh, o quando fa du, 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 du. Mi piace quello che spacca i bassi. Questo è il, potremmo dire, la musica gabber del 1600, perché c'ha i bassi che spaccano, e poi è molto potente, no? Infatti la gente in disco nel 1600 c'era sta musica e ballavano sul cubo. Sul cubo c'era sta musica. Questa è solo che non mi piace. Questa è da signorine. Cosa ci dice? Olges Werke. Allora andiamo a quiz, no? Ho indeciso. No, non andiamo. In latina gasata con un casino di ghiaccio. Allora per il momento è tutto, ciao a tutti!